Siete pregati di prendere posto, grazie. Siete pregati di prendere posto, grazie. Entra il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Siena, professor Roberto Di Pietra. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Prima di dare avvio alla cerimonia del tocco, sento doveroso chiedervi un momento di attenzione e di riflessione. Come tutte e tutti sapete, il primo novembre è recentemente scomparso il rettore Luigi Berlinguer, che è stato rettore del nostro Ateneo dal 1985 al 1994 per 3 mandati, oltre che essere aver svolto e ricoperto incarichi presso la CRUI e essere stato ministro in ben 2 governi della nostra Repubblica. Allora, prima di passare a un momento che è quello della celebrazione di questa cerimonia, mi piaceva invitare tutte e tutti ad un minuto di raccoglimento in sua memoria. Grazie. Entra il coro di Ateneo. Il coro dell'Università di Siena è composto dalle diverse componenti della comunità accademica dell'Ateneo, studentesse e studenti, personale docente, personale tecnico amministrativo ed alunni. È strutturato secondo la formazione tradizionale in soprani, contralti, tenori e bassi.
Il coro è diretto dalla professoressa Elisabetta Miraldi. Questa sera eseguirà Gaudeamus Igitur, l'inno accademico per eccellenza, musicata sul testo che il poeta tedesco Christian Wilhelm Gintelbeben scrisse nel 1781. Ascolteremo poi Thought Philomela, un madrigale inglese del 1593 composto da Thomas Morley. Saranno infine eseguiti due spirituals, We Shall Overcome, che auspica una convivenza di pace quanto mai attuale in questo periodo, e per finire Lord I Want. Gaudeamus igitur, iuvere sum sum.
Ringraziamo le componenti e i componenti del coro dell'Ateneo e il direttore del coro, la professoressa Elisabetta Miraldi. Prende la parola il magnifico rettore, professor Roberto Di Pietra. Benvenute e benvenuti alla cerimonia del tocco che anche quest'anno l'Università di Siena ha deciso di svolgere nel mese di novembre, sostanzialmente a ridosso della prossima cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico, per noi il 783esimo anno accademico. Con questa cerimonia desideriamo festeggiare, direi desideriamo celebrare, le colleghe e i colleghi che nel corso degli ultimi 12 mesi hanno conseguito un traguardo importante, divenendo nostre ricercatrici, ricercatori, raggiungendo il ruolo di professori, professoresse di seconda fascia o il ruolo di professori, professoresse di prima fascia. Oggi siamo circa 70 neo-ricercatrici, ricercatori, professori, professoresse di prima e seconda fascia a festeggiare. Praticamente la quasi totalità di coloro che hanno partecipato al nostro reclutamento. Sono davvero lieto di questa ampia partecipazione a questa nostra festa. Lo interpreto come un segnale positivo per noi e per la nostra università. Quello che celebriamo oggi è il risultato della nostra attività di reclutamento come Ateneo e nell'ambito delle scelte di programmazione dei ruoli definite da ciascun dipartimento. Quello che celebriamo si è reso possibile sulla base delle risorse ritornate all'Ateneo dal Ministero dell'Università e della Ricerca per effetto dei pensionamenti e per effetto delle risorse finanziarie disponibili in relazione ai piani straordinari di reclutamento definiti dal Ministero e dalle risorse attribuite ai dipartimenti di eccellenza. Quali che siano le risorse utilizzate e le procedure di reclutamento svolte, siamo di fronte ad un risultato che riguarda per l'appunto circa 86 persone che sono arrivate a questo risultato mettendoci dentro tante giornate di impegno, parecchie notti di lavoro, numerosi weekend a scrivere, a condurre esperimenti, a ricercare documenti, a svolgere periodi di ricerca all'estero, lontano da casa e dai propri affetti. È il risultato di tanti sacrifici vostri e di riflesso delle vostre famiglie e dei vostri affetti che magari hanno stentato e stentano tuttora a capire a fondo i nostri momenti. Ad esempio, lo scoramento per un paper rigettato o l'euforia per una lettera di accettazione di un editor. Cose che, ripeto, stentano davvero a capire e per quanto proviamo a spiegarle non le capiscono. È il risultato di tanti momenti complicati, di tanti convegni e relative presentazioni in posti strani del mondo. Talvolta ci chiediamo, ma io che ci faccio in questo posto? È il risultato di tante ansie e di tanti momenti nei quali si sono manifestati dei bivi o degli incroci da prendere o meno, tutte le volte chiedendosi se continuare era la scelta giusta. E infine è il risultato della grande passione per questo lavoro, così totalizzante, nel quale c'è la ricerca, c'è la didattica con il rapporto continuo con le studentesse e gli studenti, c'è l'attività assistenziale per alcuni di voi, c'è l'attività gestionale. Questa grande passione si unisce alla vostra volontà di appartenere a questa comunità universitaria, quella dell'Università di Siena. Una comunità che vanta una storia di quasi 8 secoli, che può essere vantata da pochi Atenei al mondo e di cui voi fate parte.
Ci sono cose di cui altri atenei si possono vantare: risorse, attrezzature, edifici, ma solo pochi atenei, tra cui il nostro, possono rivendicare l'appartenenza al gruppo delle 10 più antiche università al mondo, e lo possono fare in una città ed in un ambiente come quello di Siena. Voi fate parte di questa comunità. Credo che il nostro senso di appartenenza all'Università di Siena, alla nostra istituzione, sia un elemento identitario di cui essere fieri e orgogliosi, e che mi auguro accompagni ogni attività che svolgete all'interno del nostro Ateneo e che proponete in giro per il mondo. Benvenute e benvenuti all'Università di Siena. Benvenute e benvenuti a casa vostra. Viva l'università. Viva l'università pubblica. Viva l'università in presenza. Viva l'Università di Siena. Tanti auguri. Chiamiamo adesso il direttore generale dell'Università di Siena, dottor Emanuele Fidora. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti e a tutti. Certo, dopo il discorso così importante del rettore, prendere la parola è sempre complicato. Tra l'altro riflettevo oggi sulla ulteriore complicazione di dare il benvenuto a tanti colleghi, poi vi dico la parola colleghi come la interpreto io nel mondo universitario, soprattutto perché tanti di voi sono già strutturati presso di noi, quindi hanno fatto un avanzamento di carriera, e quindi dargli il benvenuto a casa loro, a casa vostra, è un po' scontato, nel senso che è già casa vostra. Quindi mi rivolgo soprattutto veramente ai nuovi arrivati all'Università di Siena. Ne ha fatto un quadro importante dal punto di vista della tradizione, dell'importanza per questa città e nel panorama nazionale e anche internazionale il rettore, quindi non aggiungo altro rispetto a quello che ha detto lui. Perché vi dicevo il discorso dei colleghi e colleghe? Perché è vero, noi apparteniamo a ruoli diversi, voi siete professori, il rettore ha giustamente dall'alto della sua esperienza raccontato la storia professionale che accompagna il percorso professionale che accompagna i docenti, quindi il dottorato, il postdoc, l'assegno, magari la borsa, il ricercatore a tempo determinato e fino ai gradi superiori. Per noi personale tecnico amministrativo è un po' diverso, però credo che la comunità accademica è una comunità nel suo complesso e quindi siamo tutti colleghi, noi del personale tecnico amministrativo e voi del personale docente, e collaboriamo quotidianamente e credo assolutamente in coordinamento fra di noi per dare il miglior servizio a quelli che poi sono la nostra linfa vitale, la vostra soprattutto, ma anche la nostra per la parte dei servizi, che sono gli studenti. Quindi io considero la comunità come veramente una comunità dove sì, ci sono differenze di ruoli, ma siamo tutti colleghi e tutti lavoriamo per un obiettivo ultimo, che è quello della soddisfazione degli studenti e della formazione degli studenti e delle future generazioni. Quindi veramente un benvenuto a tutti e a tutti, e soprattutto per i nuovi spero che troverete nel personale tecnico amministrativo e negli uffici che supporteranno la vostra attività, dalla divisione personale docente che cura tutti gli aspetti del personale dello stato giuridico del personale docente, alla divisione ricerca che sicuramente vi sosterrà nei vostri, speriamo tanti, obiettivi di ricerca, progetti di ricerca, progetti competitivi. Stiamo lavorando fortemente sul PNRR, perché l'Università di Siena ha partecipato a tanti bandi del PNRR, ha avuto tanti finanziamenti grazie all'impegno dei professori già strutturati. Speriamo che nel prossimo futuro vi siano altrettante opportunità di finanziamento nazionali e internazionali per vedervi, e parlo soprattutto di nuovi protagonisti in nome e per conto dell'Università di Siena. È una università prestigiosa,
fra poco faremo 800 anni di storia, ce l'abbiamo tutti nel cuore e credo che tutti stiamo camminando verso questo obiettivo degli 800 anni, ma camminando per avere un'università sempre più accogliente per tutti, un'università sempre più, fra virgolette, come dire, performante nei propri servizi e nella propria didattica. Quindi in bocca al lupo a tutte e tutti veramente e benvenuti all'Università di Siena. Grazie mille. Intervengono ora quattro docenti del nostro Ateneo in rappresentanza di ciascuna area disciplinare. Iniziamo con la professoressa Claudia Bonechi in rappresentanza dell'area delle scienze sperimentali. Buon pomeriggio, mi scuso della voce ma purtroppo questi sono i mali di stagione, quindi buon pomeriggio a tutti e a tutte. Ringrazio il magnifico rettore per questa cerimonia di consegna del tocco e per avermi dato la possibilità di condividere con tutti voi l'emozione e la soddisfazione di ricevere questo simbolo, che è un segno di appartenenza a questa prestigiosa università. Appartenenza alla stessa comunità accademica che ci fornisce la forza e la volontà di mettere a disposizione di tutti il proprio tempo e le proprie capacità anche per la gestione di tutte quelle attività e procedure che sono indispensabili e che devono essere svolte in un'università moderna, accanto alle classiche e importantissime attività di ricerca e di didattica. Oltre quindi allo svolgimento di tutte quelle che sono le attività istituzionali, è necessario trovare nuove energie per affrontare nuove sfide, che vanno dal trasferimento tecnologico alla qualità della ricerca e della didattica e in generale alla maggiore valorizzazione dei contenuti. Sono certa che tutti noi siamo estremamente fortunati perché il nostro è un lavoro comunque affascinante, pieno di stimoli, di piccole e grandi soddisfazioni. La ricerca coincide con le nostre passioni e, come ha detto il rettore, il magnifico rettore, coinvolge e occupa gran parte del nostro tempo, delle nostre giornate a studiare, a fare esperimenti e ci lascia anche nei momenti difficili sempre un po' di gioia e un po' di soddisfazione. Quando il magnifico rettore ci ha chiesto di fare questi brevi interventi, ha suggerito due riflessioni. Uno relativo alla crescita, quindi come contribuire alla crescita dell'università. L'altro cosa ricevere eventualmente dalla nostra università. Credo che per la crescita dell'università la cosa migliore sia lavorare con entusiasmo su tutte le cose che possiamo e nelle quali siamo coinvolti, quindi l'entusiasmo, mettere la passione veramente in tutte le nostre idee e essere convinti di quello che facciamo e anche condividere le nostre conoscenze con gli altri, con tutti i nostri colleghi a tutti i livelli. Un obiettivo sicuramente importante è anche riuscire a trasferire agli studenti la stessa nostra passione, in modo da iniziare a formare nuovi ricercatori. Inoltre mi sembra doveroso esprimere in questo contesto anche la mia gratitudine a tutti coloro che hanno con me condiviso il mio percorso di carriera, perché credo che la condivisione della quotidianità sia importante, prima di tutto per la ricerca, perché è uno scambio continuo di informazioni e anche di critiche, ma è importante anche dal punto di vista umano, perché ci rende delle persone migliori. Per questo spero di poter restituire almeno in parte quello che ho ricevuto in questi anni. Per quanto riguarda invece che cosa vorrei io ricevere dalla mia università, direi che vorrei un Ateneo capace di adeguarsi rapidamente alle nuove esigenze,
di essere sempre competitivo, quindi con quelli che sono i laboratori europei e internazionali, affrontare tutti insieme le nuove sfide. Quindi secondo me ricorre fondamentale il senso dell'appartenenza. Vorrei concludere questo breve intervento ringraziando di nuovo tutti voi, tutte e tutti il magnifico rettore, ma in particolare vorrei ringraziare la mia direttrice e con lei tutti i direttori e le direttrici dei dipartimenti del nostro Ateneo per l'impegno, per l'appoggio quotidiano e per il loro tentativo continuo di promuovere le interazioni e anche di supportare le nostre continue necessità, magari rispettandone anche le diverse sensibilità. Auguro a tutti noi un buon lavoro. Grazie. Interviene adesso il professor Gianmarco De Donato, in rappresentanza dell'area delle scienze mediche e biomediche. Grazie. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Permettetemi di ringraziare il magnifico rettore per questa opportunità di rappresentare noi docenti di area medica in un momento così piacevole per me personalmente, ma altrettanto solenne e celebrativo per tutta la nostra comunità accademica. E permettetemi anche di iniziare da un breve spaccato personale per poi ritornare velocemente nelle mie vesti di rappresentante di docente di area medica. La mia storia con l'Università di Siena nasce 23 anni fa, quando neolaureato da una prestigiosa università meridionale di Napoli, ho un caldo suggerimento di andare con le proprie gambe, un suggerimento paterno, un suggerimento che ho molto apprezzato e a cui ancora ho tanta gratitudine in tal senso, ma mi trovo di fronte alla necessità di lasciare un prestigioso Ateneo, quello partenopeo, quello di una facoltà prima come facoltà medica in Europa, una facoltà che aveva visto, qui ero estremamente legato anche da motivi familiari, che aveva visto formarsi e poi laurearsi mio padre stesso negli anni 60, il mio nonno e la mia nonna negli anni 30, ancor prima due generazioni di classe mediche nel XIX secolo. Quindi un impegno importante nell'andare via lontano, ma ecco il mio arrivo a Siena con una chiara sintonia sin da subito con un'istituzione alla quale sono stato legato per questi 23 anni, che mi ha fatto sentire realmente a casa, probabilmente per la ricchezza culturale di questo borgo medievale in cui è immersa l'università, ma probabilmente ancor prima per l'efficienza reale di questo istituto, che sapevo essere da tanti anni primo in tutti i ranking nazionali, ma per le quali ho potuto testare con la mia esperienza la possibilità intanto di completare una formazione post laurea con la mia specializzazione. Sapete anche quanto attuale il tema di una corretta formazione post laurea in ambiente medico, in area medica, per poi continuare a esprimermi come ricercatore e poi come docente, ricevendo il primo e oggi, come ben sapete, il secondo tocco. Ecco, durante questi 23 anni ovviamente ho visto un'università sempre presente, ahimè ho vissuto anche momenti un po' più difficili, ma l'ho vissuti solo perché in realtà ne ho sentito tanto parlare. Mi riferisco ovviamente alla crisi un po' di bilancio che abbiamo passato qualche tempo fa, ma ecco, vi posso onestamente dire che noi docenti non l'abbiamo mai percepito, abbiamo sempre sentito un'istituzione molto presente alle nostre spalle che ci ha permesso di andare a testa alta, orgogliosi della nostra appartenenza a livello nazionale e internazionale. Ovviamente poi il compito dei mandati rettorali, a cominciare ovviamente da Angelo Riccaboni col mandato della salvezza e della rinascita, per poi ovviamente dei mandati successivi con i magnifici rettori Francesco Frati e oggi ovviamente con il nostro magnifico Di Pietra, hanno permesso quindi di ridarci un slancio completo di questo importante facoltà, di questo importante Ateneo. In 23 anni ne ho viste tanti, ma mi sono sentito sempre parte di un sistema che ha saputo valorizzare il mio percorso di crescita. Ecco, ora come
docente di area medica non posso che vedere un futuro ancora più roseo, evidentemente, e mi riferisco essenzialmente a dei progetti che questo Ateneo ha sposato in area medica. Da una parte il nuovo polo didattico al di fuori dell'ospedale, e dall'altra il master plan con la ristrutturazione completa dell'ospedale, un accordo paritetico con la direzione ovviamente dell'azienda ospedaliera universitaria, che ci vede da una parte usufruire in futuro di un nuovo polo didattico, una vera cittadina universitaria, dove ovviamente i nostri studenti, ma noi stessi docenti, potremo trovare uno spazio congruo per esercitare quella che un po' è la nostra mission, la mission fantastica del docente di area medica, che combina non soltanto didattica e ricerca, ma anche assistenza. E questo ci ricorda, e mi piace ricordare le parole di Umberto Veronesi, che sicura meglio dove si fa più ricerca. Ecco che sicuramente questa disponibilità, questa attenzione dell'Università di Siena alla crescita ancora di più dell'area medica ne testimonia. Dall'altra parte la ristrutturazione completa dell'Ateneo, e anche qui l'accordo in paritetica della nostra istituzione, del nostro Ateneo, con la direzione dell'azienda ospedaliera universitaria, che vede una ristrutturazione completa dell'ospedale con edifici nuovi, il lotto volano, il prossimo sesto lotto, ma anche una rimodernizzazione completa dello strumentario in possesso a noi medici. Mi piace citare soltanto per esempio le possibilità future che avremo con il rinnovamento delle tecnologie chirurgiche, penso all'altissima specializzazione, alla chirurgia robotica, alle sale ibride così tanto attese dal mio dipartimento cardiotoracovascolare. Ecco, con tutti questi sentimenti di appartenenza, ma anche di riconoscenza per tutto quello che sinora ha fatto per me l'università, ma che riesco anche a intravedere in un percorso sempre più roseo, la promessa come rappresentante di area medica di un impegno sempre più costante per poter portare sempre più in alto il nome del nostro Ateneo. Vi ringrazio. Invitiamo ora la professoressa Silvia Calamai in rappresentanza dell'area delle lettere, storia, filosofia e arti. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Quando il mio magnifico rettore mi ha chiamata per chiedermi di fare un breve intervento, ho pensato che mi avesse fatto questa proposta per via della mia decisione, piuttosto sofferta per la verità, di restare in questo Ateneo e di non trasferirmi a Berna, dove nel 21 avevo vinto la cattedra di linguistica italiana. In realtà non ne sapeva niente e questa sua richiesta mi ha fatto ancora più piacere. Ecco, io tra il 21 e il 22 ero in preda a grandi logorie personali e non sono stata l'unica in questo Ateneo e nemmeno l'unica in questa sala. Ci ho messo un po' a decidere e chi mi è stato vicino ha saputo che sono stati messi molto travagliati, e devo dire che anche il mio direttore di dipartimento ci ha messo del suo e ha fatto una certa pressione. Se qualcuno conosce il mondo svizzero sa bene a cosa mi riferisco: una segreteria personale, uno stipendio ricchissimo, una situazione dorata per la ricerca. Mi sono detta però che non volevo essere un'ennesima testa che decide di andare via dall'Italia, e ho pensato anche a quello che negli anni, dal 2008 circa, ho costruito ad Arezzo, ai rapporti di lavoro che si sono creati, al clima di fiducia che fa da contorno al nostro lavoro, i colleghi e le colleghe del Piemonte, il personale tecnico-amministrativo della segreteria, il centro linguistico di Ateneo, della biblioteca umanistica, del centro servizi appunto di Arezzo. Molte di queste persone non sono solo colleghe, ma sono vere e proprie amiche. E se qualcuno tra voi non è mai venuto ad Arezzo, consiglio un viaggio. Gli spazi del Pionta meritano una visita. Attraversare i corridoi di quello che un tempo non troppo lontano era uno spazio manicomiale, di contenzione, di sofferenza, e vederlo ora un luogo di formazione, di studio e di ricerca è un'esperienza che lascia il segno. E prendo qui in prestito le parole di Agostino Pirella, che è stato l'ultimo direttore dell'ospedale neuropsichiatrico di Arezzo e che prima di venire appunto in città era a Gorizia con Franco Basaglia.
scriveva Pirella, questo è il manicomio, era il reparto agitati del manicomio di Arezzo, adesso è pieno di giovani studenti, nessuno poteva immaginare all'epoca che un posto di dolore e di violenza un giorno sarebbe diventato un luogo di cultura e di pace. Noi ci abbiamo creduto e ci siamo riusciti. E come potevo dunque lasciare un ateneo unico in Italia che occupa gli spazi di 2 ex ospedali psichiatrici? Ma oltre a questa storia suggerita, narrata e sussurrata dai luoghi, che tutte le studentesse e gli studenti, a mio parere, dovrebbero conoscere bene, nel 21-22 c'erano altre ragioni, per me molto importanti, che mi hanno trattenuto in questo ateneo, perché stavamo costruendo un doppio titolo con l'Università di Wenzhou e soprattutto stavamo lavorando a un corso di laurea magistrale, un corso di laurea che aveva messo intorno allo stesso tavolo giuristi, economisti, docenti di lingue per offrire un percorso solido e calato nel contesto economico del tempo presente. In un periodo, peraltro, in cui sembra sempre più semplice costruire muri invece che ponti, e la comunicazione interculturale, invece, su cui noi stiamo lavorando, per definizione costruisce ponti. Ci sono stati mesi di lavoro duro, complicato e soprattutto collegiale. Ricevere da Anvur alla fine il placet senza nessun rilievo ha rappresentato per noi una bella soddisfazione, che è soddisfazione confermata anche dal profilo degli iscritti a questo primo anno. Questo corso di laurea nel piano di studi è anche il corso di sostenibilità e siamo gli unici in Italia, ce lo conferma anche l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, il corso di sostenibilità che è un vero e proprio fiore all'occhiello del nostro ateneo. Ecco, se uno sforzo c'è stato in questi mesi di progettazione è stato quello di provare a dar voce alle molte diverse anime presenti nella nostra università, uscire insomma dalla nostra comfort zone per provare a creare qualcosa di nuovo. Ma con le lodi soltanto non si cresce e quindi mi permetto di avanzare alcune osservazioni che spero in questo contesto possano essere di qualche utilità, pensando al futuro prossimo e alle sfide che ci aspettano. Se si vincono bandi competitivi a livello nazionale e internazionale, è possibile, è probabile scontrarsi con una filiera organizzativa tra centro e periferia che, a mio parere, funziona solo in parte, che potrebbe forse essere migliorata. Sui dati, sulla gestione dei dati, si basa il futuro della ricerca e molte discipline, anche quelle umanistiche, producono dati. Nel flusso di lavoro tra personale di ricerca, infrastrutture di ricerca, personale tecnico-amministrativo, manca la figura fondamentale del cosiddetto data steward, che potremmo chiamare gestore e curatore dei dati, una figura di raccordo che interagisce con gli studiosi, l'ufficio legale, l'ufficio del responsabile della protezione dati e l'ufficio che si occupa dei flussi e dei sistemi informatici. Non è pensabile che chi fa ricerca debba occuparsi in prima persona di questo flusso, che a mio parere dovrebbe stare in capo ad altri. La ricerca deve essere supportata, agevolata e sostenuta. Diversamente si prova un senso di grande scoraggiamento e anche forse di solitudine. Vincere progetti competitivi è un grande incentivo all'autostima, alla nostra autostima, ma rischia di essere una iattura se non ci sono alle spalle dei docenti figure di supporto che sostengono dal punto di vista della gestione dei dati la ricerca stessa. Il collega olandese con cui da anni faccio progetti mi racconta che nella sua università, che è Radboud, hanno circa 15 data steward. Un ateneo, a mio avviso, deve saper crescere, deve saper formare figure nuove se queste sono necessarie in un contesto che cambia repentinamente. Ecco, io sogno un ateneo dove ci sia una figura organizzativa che faciliti i processi e che non chieda al docente che fa ricerca di sobbarcarsi un lavoro che non è il suo. Poi è vero che in questi anni abbiamo anche imparato a fare tutti i mestieri e nonostante tutto riusciamo ancora a fare ricerca di prim'ordine, ci sono dipartimenti di eccellenza nella nostra area, riusciamo a formare laureati e laureate che sono molto ricercate anche fuori dal nostro paese e siamo anche in grado di accogliere. E questo è un altro aspetto che mi riempie di orgoglio e mi fa piacere ricordare in questa sede. La storia di come abbiamo accolto colleghe e colleghi in fuga dalla guerra in Ucraina. Ci sono atenei che hanno sbandierato un'accoglienza di facciata, per certi versi funzionale all'articolo di giornale e a un ritorno pubblicitario. Noi invece abbiamo proceduto al contrario, facendo sentire le nuove arrivate, i nuovi arrivati, parte di una comunità che pensa, insegna e fa ricerca. Chiudo con le parole di una nostra studentessa che mi ha scritto una mail dopo una lezione in cui avevo provato a spiegare il processo di revisione fra pari che è nato nella letteratura scientifica. Lei scrive, Alice si chiama, concordo sulla necessità di spiegare anche a noi studenti qualcosa in più su questo mondo che ai nostri occhi è al tempo stesso vicino e lontanissimo.
Concordo anche sul fatto che noi studenti non siamo affatto stupidi o sciocchi, né tantomeno svogliati. Il mondo accademico è per noi un sogno da realizzare, la figura del professore un esempio da seguire. Ecco, il mio augurio è che qui possiamo tutti insieme, come comunità accademica tutta, rappresentare per i nostri studenti e le nostre studentesse un esempio da seguire. Grazie. Prende ora la parola la professoressa Valentina Carlino, in rappresentanza dell'area Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche. Buonasera a tutte e a tutti. Un grande grazie al magnifico rettore per avermi dato l'onore di essere qui oggi a parlare in questo evento. È veramente un privilegio e un'emozione che non so descrivere essere qui per celebrare insieme la nostra appartenenza all'Università di Siena. Con chi ne costituisce già parte integrante da molto tempo e con chi, come me e come i miei colleghi e colleghe ricercatori e ricercatrici, entra oggi a far parte di questa prestigiosa comunità accademica. Ed è per noi forse che mi sento di parlare. La nostra passione, il nostro impegno, quelle notti insonni, quelle incomprensioni di cui parlava il magnifico rettore ci hanno condotti fin qui e spero davvero che ci potranno guidare negli anni che verranno. Questa giornata di festa, ce l'ha chiesto il magnifico rettore, ci impone di riflettere sul ruolo che potremo avere nel nostro Ateneo, su ciò che l'Ateneo si aspetta da noi e allo stesso tempo su ciò che noi ci aspettiamo dall'Università di Siena. Il nostro nuovo ruolo ci chiama anzitutto a una presa di coscienza sull'importanza che esso riveste e sulla responsabilità che porta con sé. L'università, luogo elettivo dove si fondono la ricerca scientifica e l'insegnamento, come l'ha definita la Corte Costituzionale, è sede di conoscenza, di produzione del sapere, di diffusione del sapere. Abbiamo il privilegio, e davvero non credo di poter utilizzare un'altra parola, di contribuire a formare le nuove generazioni. Il nostro compito, il nostro lavoro è quello di stimolare la curiosità di tanti giovani, di cercare di valorizzare le loro capacità, di trasmettergli le nostre conoscenze. Al tempo stesso ci vengono dati dall'Ateneo gli strumenti per fare la ricerca scientifica, che significa concorrere in maniera concreta al progresso della nostra società, e di questo dobbiamo essere grati. Ecco, vorrei che questa giornata servisse a noi, a me, per ricordare sempre, specialmente in futuro, dell'entusiasmo col quale io, ma sono sicura tutti noi, oggi siamo qui ad iniziare questo percorso. Ricordare sempre quale onere e quale onore sia entrare in classe, trovarci davanti ai nostri studenti e alle nostre studentesse, sapere che loro sono lì per imparare da noi. Anche quando sembra difficile ritagliarsi il tempo per preparare la nostra lezione. Ricordarci quanto sia importante studiare e fare ricerca in maniera seria e rigorosa, anche quando la necessità di produrre sembra schiacciarci. È questo che io vorrei dare alla mia, alla nostra università, guardando al futuro. Entusiasmo, impegno, dedizione, serietà e rispetto. Rispetto nei confronti di tutti, tutte quelle componenti che compongono il nostro Ateneo. Gli studenti, i docenti, il personale tecnico-amministrativo, sapendo quanto tutti siano davvero fondamentali affinché la nostra università possa funzionare e possa farlo agli livelli a cui siamo abituati. Specularmente, auspico che l'Università di Siena si impegni sempre a essere la comunità accademica ideale, il luogo dove tutti noi vogliamo passare il tempo che tutti sappiamo trascorriamo all'università. Apprezzo davvero in maniera sincera l'attenzione che l'Ateneo dimostra ai giovani docenti e credo che sia tutt'altro che scontata. Da un lato ci viene ricordato a che punto sia importante imparare da coloro che sono in questa comunità da tempo, che tanto ci hanno dato e che tanto continuano a darci, guidandoci con generosità e dedizione. Dall'altra parte però ci viene anche chiesto di agire in prima persona, di essere noi ad innescare quel cambiamento che vorremmo nella nostra università.
È questa idea di scambio virtuoso e continuo tra tutti noi che spero continuerà a contraddistinguere il nostro Ateneo. L'università è fatta di persone ed è solo nella consapevolezza di quanto ognuno di noi, a modo suo, può dare all'Ateneo, alla nostra comunità accademica e nel rispetto delle singole individualità che compongono l'Accademia, che credo l'università possa adempiere alla sua missione, spero sempre in una prospettiva di rispetto e ascolto reciproco. Sono davvero grata di essere qui, sono davvero orgogliosa e fiera di essere parte dell'Università di Siena e di poter festeggiare tutti insieme questo traguardo e vi ringrazio davvero di cuore. Procediamo dunque con la consegna del tocco da parte del magnifico rettore alle ricercatrici e ai ricercatori, alle professoresse e ai professori che hanno preso servizio nell'Università di Siena nell'ultimo anno. Iniziamo con la categoria delle ricercatrici e dei ricercatori. Professor Maurizio Acampa, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze. Professor Federico Becattini, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche. Professoressa Diana Bezzini, Dipartimento di Scienze della Vita. Professor Gianmaria Bonari, Dipartimento di Scienze della Vita. Professor Paolo Brogi, Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente. Professor Domenico Maria Bruni, Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali. Professor Alberto Cafaro, Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne. Professoressa Silvia Cantara, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze. Professoressa Valentina Carlino, Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici. Professor Jan Casalicchio, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive. Applausi.
professor Luca Cilibrasi, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive. Professoressa Ornella De Nigris, Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne. Professoressa Marta Focardi, Dipartimento di Biotecnologie Mediche. Professor Giacomo Gualtieri, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze. Professor Stefano Iacoviello, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive. Professor Samuele Maramai, Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia. Professoressa Giulia Mascagni, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive. Professoressa Lucrezia Ranieri, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive. Professor Francesco Saladini, Dipartimento di Biotecnologie Mediche. Professor Paolo Tini, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze. Professor Adriano Zambon, Dipartimento di Giurisprudenza. Passiamo adesso alla categoria delle professoresse e dei professori di seconda fascia. Professor Luca Baratta, Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne. Professoressa Eleonora Belloni, Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali. Professoressa Paola Bernardini, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali. Professoressa Claudia Bonecchi, Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia. Professor Francesco Boschin, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente. Professoressa
Elena Casprini, Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici. Professor Marco Consumi, Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia. Professor Giuliano Antonio Curatola, Dipartimento di Economia Politica e Statistica. Che oggi compie gli anni. Professoressa Antonella D'Agostino, Dipartimento di Economia, Politica e Statistica. Professor Leonardo Ermini, Dipartimento di Scienze della Vita. Professor Roberto Farinelli, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali. Professor Stefano Guidi, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive. Professoressa Lucia Lazzari, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze. Professoressa Maria Rita Mancaniello, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive. Professor Gianmaria Milani, Dipartimento di Giurisprudenza. Professor Francesco Olmastroni, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive. Professor Marco Paolino, Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia. Professoressa Federica Pessina, Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo. Professor Francesco Santoro, Dipartimento di Biotecnologie Mediche. Professor Guido Sebastiani, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze. Professor Riccardo Scala, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche. Passiamo ora alla categoria delle professoresse e dei professori di prima fascia. Professoressa Silvia Calamai, Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne. Professor Fabio Carraro, Dipartimento di Biotecnologie Mediche. Professor Alessandro Cerri, Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente. Professor Riccardo Castellana, Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne.
professor Massimo Dauria, Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici. Professor Gianmarco De Donato, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze. Professor Jean-Denis Dauquier, Dipartimento di Biotecnologie Mediche. Professor Andrea Garzelli, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche. Professor Stefano Giannotti, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze. Professor Luca Graverini, Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne. Professoressa Simonetta Grilli, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive. Professor Stefano Lazzi, Dipartimento di Biotecnologie Mediche. Professor Mario Lentano, Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne. Professor Federico Lenzerini, Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali. Professor Alessandro Linguiti, Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne. Professor Stefano Loppi, Dipartimento di Scienze della Vita. Professoressa Letizia Marsili, Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente. Professor Claudio Melacarne, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive. Professor Pellegrino Gerardo Nicolosi, Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali. Professor Alessandro Palmieri, Dipartimento di Giurisprudenza.
professor Pierpaolo Parrotta, Dipartimento di Economia Politica e Statistica. Professoressa Rebecca Pugni, Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia. Professor Luca Quattrocchi, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali. Professor Niccolò Scaffai, Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne. Professor Marco Valenti, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali. Professoressa Cecilia Viti, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente. Ringraziamo tutte e tutti voi per aver partecipato a questa cerimonia. Le ricercatrici, i ricercatori, le professoresse e i professori sono pregate di avvicinarsi al podio per la foto di gruppo con il magnifico rettore. Dopo la foto i docenti sono pregati di riconsegnare la toga mentre potranno tenere il tocco in ricordo di questa giornata. Le foto della cerimonia saranno visionabili e scaricabili dal canale Flickr raggiungibile dal portale di Ateneo nei prossimi giorni. Dopo la foto, davanti all'ingresso dell'Aula Magna, è stato preparato un piccolo rinfresco per brindare tutti insieme. Grazie. Mai. Grazie.